Da Corvera Festival, primo giorno, siamo qui con Maurizio Ferrato, uno dei nostri provisti, anzi forse il provista principe in questo momento del Giornale della Vela. Maurizio, che cos'è che guardi quando vai a provare una barca vela? No, prima di tutto bisogna analizzare i dati che si hanno dal cantiere prima di andare a provare la barca. Poi, prima di tutto, bisogna inquadrare la barca nel settore di riferimento del mercato, quindi capire se si tratta di una barca specificatamente per la crociera, se si tratta di un cruiser racer, se si tratta di una barca da regata o una barca da grandi navigazioni. Quindi il mercato è fatto da barche ma anche da persone? Sì, è fatto da persone perché bisogna capire qual è l'armatore che andrà a navigare su queste barche, quindi capire quale sarà il cliente tipo di questa barca e quindi cercare di incrociare le richieste dell'armatore con le disponibilità del cantiere. Per chi cerca una barca da crociera, le tre cose, i tre dettagli che non possono mancare su una barca? Sicuramente negli ultimi anni abbiamo assistito uno all'easy sailing, quindi alla semplificazione delle manovre con piani velici sempre più facili. Abbiamo assistito a una semplificazione delle manovre in porto, quindi vari joystick, sistemi di assistenza all'ormeggio, e sicuramente in pozzetto abbiamo assistito a una caratteristica che oggigiorno hanno quasi tutte le barche, che sono le poppe apribili e con le plancette abbattibili per avere un accesso più diretto all'acqua. E per chi invece vuole una barca più sportiva? Una barca più sportiva, sicuramente gli armi velici più importanti, più prestazionali, sono quelli che bisogna considerare per avere delle performance migliori. Le appendici anche hanno un ruolo importante, quindi per esempio doppia palla del timone e delle chiglie più prestazionali sono le caratteristiche che andiamo a considerare, ma anche le costruzioni delle barche, quindi utilizzo meno di carbonio, di materiali esotici. Cosa deve avere la barca di Maurizio Ferrato? Deve fare tante miglia,